Allarino, quella in corso di svolgimento, la 276esima, è un'edizione storica della Fiera d'Ottobre. Gli stand dedicati ad artigianato, commercio, agricoltura, tempo libero e prodotti tipici, per la prima volta quest'anno sono stati ospitati nella nuova struttura che sorge in Contrada Monte Arcano. Location di cui c'era davvero bisogno per esaltare una manifestazione che affonda le radici nella storia del territorio. Quest'anno l'evento fieristico prevede 5 giorni all'insegna di laboratori del gusto, cooking show ed altri appuntamenti uniti da un filo conduttore che è unico, quello della valorizzazione dei prodotti del territorio. Alla giornata inaugurale tanti gli ospiti istituzionali e le autorità intervenute, tutti, a cominciare dal vescovo della diocesi di Termoli Larino, Gianfranco De Luca, hanno speso grandi elogi per la nuova struttura che coincide con la rinascita di questa fiera, la cui rilevanza ormai travalica i confini regionali. Penso che sia il desiderio che ha maturato e ha portato a fare questa scelta di questa costruzione e anche l'auspicio perché ecco, Larino può veramente essere un punto di esposizione, di raccordo con tutto il territorio qui del Basso Molisano. Il primo dato importante è la sinergia territoriale che si deve scatenare per mantenere viva l'economia nel Molise e in Italia, che in questa zona è prevalentemente agricola, ma non solo, e non ce lo dimentichiamo. La crisi che c'è probabilmente non la si risolve così, ma si dà una mano a portare a termine e a risolvere. Quindi sono iniziative importanti di coinvolgimento. Credo che questo è un grande risultato che oggi parte con questa novità, con questa bellissima struttura e la partecipazione della gente e degli stand credo che testimoniano questa grande attenzione, ma soprattutto questo grande interesse che c'è vicino a un mondo che è quello di riscoprire la struttura, l'organizzazione di un ente fiera che mette a sistema diversi stand per consentire di dare un'offerta a un territorio che probabilmente in passato è rimasto parecchio, parecchio bistrattato. Un plauso va all'amministrazione comunale di Larino per questo rilancio di questa fiera che sono convinto che possa rappresentare con la nuova struttura un grande contenitore, non solo aperto per l'occasione, per la fiera di ottobre, ma anche per tanti altri eventi lungo tutto l'arco dei 12 mesi all'anno.